Ciao ragazzi, live reaction di Juventus Napoli finale di Coppa Italia, Coca-Cola. Sensazioni altalenanti e niente, ovviamente mi scuso ancora con la qualità di queste live reaction, ma in questo momento mi devo arrangiare col computer perché come ho detto di solito faccio video con le telecamere del cellulare, ma il cellulare ce l'ho bisogno e quindi niente, ci vediamo qui. Ci vediamo qui, insomma, io sono sempre qui. Spero che siano piacevoli. Spero che siano piacevoli per i tifosi della Juve. E in contrario, se siete tifosi del Napoli, spero che siano piacevoli anche per voi. Quindi, allora, mi raccomando, massima attenzione. Anche innervosire. Eccolo! Bravo Dybala, bravo, 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 e già sbagliamo, bravo! Bravo! Minchia, oh! Che schifo, vergogna. Abbiamo dato via Allegri, abbiamo dato via. Oh. Eccolo, eccolo, vai, vai, 1-0 Napoli, vai, vai. Vai, vai, sbagliamoli tutti. Che schifo di squadra che siamo, ragazzi, che schifo di allenatore che abbiamo. Vai, è 2 su 2. Ma dove cazzo vogliamo andare? Ma dove cazzo vogliamo andare? A cagare, wow, ma dove cazzo vogliamo andare? Manco i rigori riusciamo a segnare. Schifo, ragazzi. Finita, è finita. No, 2 gol di vantaggio, di svantaggio nei rigori non li recuperi, sono mica coglioni loro. Se non sbaglio anche Bonucci. Ci ha segnato sbagliando, incredibile. Poi c'è Gigi, voglio vedere. Mamma mia, ragazzi. Finita, è finita, ragazzi.
preoccupazione, è finita. Ma va, è impossibile, devono sbagliare loro, poi deve segnare Ronaldo, devono sbagliare ancora loro. Che delusione, ragazzi, che delusione. Siamo una squadra veramente vergognosa, vergognosa. Noi dobbiamo prendere, esonerare l'allenatore. Dobbiamo esonerare l'allenatore, lo dico adesso, ma lo dissi già prima. Lo dissi già all'inizio anno, abbiamo cannato tutto. Bravo, bravo Nedved, bella scelta. Vediamo in diretta il gol di Milik. Eccolo, il Napoli vince la Coppa Italia. Perdiamo due trofei su due. Benissimo, benissimo. Bravo Sarri, complimenti al Napoli perché se la sono pure meritata anche prima di arrivare ai rigori.